Grande fratello. Alfonso Signorini in lacrime. La terribile notizia dopo la puntata. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video, ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Il Grande Fratello 2023, il popolare programma condotto da Alfonso Signorini, ha subito un'improvvisa modifica nella sua programmazione, sollevando diverse reazioni sui social. Inizialmente previsti due appuntamenti settimanali, incluso il ritorno del giovedì, alcuni fan hanno manifestato la loro insoddisfazione online. Nelle ultime ore, gli autori del programma hanno preso una decisione significativa. Tutto ha avuto inizio con una controversia sui social riguardante il reality show di Signorini, con commenti dei fan che esprimevano preoccupazioni sulla trasmissione. La discussione è stata alimentata ulteriormente quando è stato annunciato un appuntamento doppio, successivamente ritirato durante la messa in onda del 23 gennaio. Signorini ha comunicato che la puntata del 25 gennaio, inizialmente prevista, sarebbe stata cancellata. La finale della Supercoppa ha avuto la precedenza, seguita dall'annuncio di un ulteriore cambiamento. La trasmissione sarà trasmessa il 29 gennaio, lunedì. Le ipotesi sul motivo dietro questa modifica si diffondono rapidamente. La teoria principale suggerisce una possibile evitata sfida con la fiction di successo, Doc 3, con protagonista Luca Argentero. Il cambiamento potrebbe essere stato deciso per evitare una concorrenza diretta, dato che Doc 3 è programmato per giovedì su Rai 1. Questo passo indietro è stato preso per prevenire un possibile flop, considerando il notevole successo di Doc 3, che ha raggiunto 5 milioni di spettatori e uno share del 26,9% nella prima puntata. Resta da vedere se questa strategia si rivelerà efficace anche per il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.